Sgombero all'ex Filt CGL, anzi no. Trovando l'edificio vuoto, i vigili urbani stamattina hanno creduto che i ragazzi di ZTL se ne fossero andati e hanno chiamato gli operai del comune per chiudere l'accesso, ma così non era. Siamo corsi qua in tanti, impedendo sostanzialmente agli operai del comune di chiudere la porta, abbiamo fatto, come dire, cambiare idea. Appunto ai vigili urbani che volevano chiudere lo spazio, e tanto è vero che lo spazio è aperto e noi siamo rientrati. Lunghe trattative tra il collettivo, che non ha voluto lasciare l'edificio anche se inagibile, l'amministrazione comunale e i vigili. Alla fine è spuntata una perizia dell'ingegner Romeo Scarpa, presidente di Italia Nostra, che assicura che lo stabile non è pericolante. Manildo a quel punto si è piegato e l'occupazione è potuta proseguire. C'è un'assunzione di responsabilità sull'incolumità delle persone. Noi li abbiamo avvisati, non li abbiamo in alcun modo autorizzati alla permanenza, ma ci sembrava che fosse il compito del, siccome il comune è il proprietario di questo immobile, di fare tutto quanto il possibile per evitare dei rischi alle persone. Linea morbida che spacca la maggioranza, come è stato subito evidente. Lo stesso Grigoletto più tardi ha postato su Facebook un emblematico The End, la fine. Di cosa basterà aspettare per scoprirlo? Ma il sindaco tira dritto nel segno del dialogo. Andrò avanti fermo su questa strada. La nostra idea è quella del bando che ha, con un po' di ritardo, ma riusciremo a licenziare per fine gennaio, metà gennaio, e trovare effettivamente una risposta al bisogno di spazi che oggettivamente c'è. ZTL a questa prospettiva ci crede poco. I tempi sono molto lunghi. Quello che noi vogliamo fare è cominciare intanto qui dentro, che è uno spazio sicuramente non adatto a costruire tutti quanti i progetti che vogliamo portare avanti, però intanto è un inizio. In ogni caso, all'interno di una città esistono gruppi sociali e politici diversi che decidono di attuare modalità di fare politica e socialità diverse. Credo che un sindaco debba saper amministrare tutto ciò che dentro una città accade.